Siamo al nuovo video di Tiff, 7 notti dopo l'avventura nel bordello. Penso che siamo giunti al finale del capitolo 3 e siamo quindi fuggiti dal bordello, una serie di eventi, e adesso io sarei particolarmente orientato a fare qualche missione secondaria, ma adesso vediamo il filmato. Jennifer. Basso. Ok, il piccino viaggiatore che ci portava i messaggi è stato colpito a morte, quindi vediamo un attimo un po' com'è la situazione, se ho la possibilità di fare qualche missione secondaria oppure se la storia mi porterà, gli eventi mi porteranno proprio a fare subito un'altra missione principale. Wesley Questa Sunderland, non è giustizia! Siete colpevole di furto e cospirazione con il movimento degli eletti. Le Sono vostre ultime innocente! Vi parole? prego, non ho mai... Il tiranno di ferro vuole ucciderci! Lode alla Non si giustizia fermerà! del barone! Cioè, non aveva ancora finito la frase, dite le vostre parole, e l'aveva già spinto. Poteva aspettare almeno 2 secondi. Allora, vediamo un attimo qua. Allora, questi sono gli obiettivi che mi portano alla missione principale. Ok, perfetto, ragazzi, questo video lo dedicherò alle missioni secondarie. Quindi ci dirigiamo nel terzo distretto. Ok, e andrò a fare Carnevalada e le altre. Sono ritornate le guardie, quelle che avevo fatto fuori in precedenza. Che due maroni. Ci partono di traverso, si meriterebbero un dardo in mezzo agli occhi. Ti ho visto sparare, non è che mi senta più sicuro. Beh, meno male che ho fatto razzia di tutto quello che c'era, almeno evito di farmi tutti gli sbattimenti. Ok, ragazzi, ci stiamo avvicinando alla taverna che abbiamo visto nei video precedenti e sto per andare a fare questa missione. Sto andando quindi al rifugio della sirena. Ci eravamo passati di qua, però non ero mai entrato. Adesso aspettiamo Non che... mi sento molto bene. Ok. Ecco, ve lo ricordate questo posto? Avevamo visto in lontananza, ma non ci siamo avvicinati. Ho continuato poi a fare la missione principale per non rendere il video troppo confusionario. Ok, adesso possiamo farci un giro. Adesso è mio. Allora, iniziamo a entrare qua, che questa è la taverna e magari già inizia a darci qualche missioncina secondaria in più. E poi vediamo dove sono tutte collocate, tutte in una volta. Allora. Però qua... Ho tutto l'occorrente per i tuoi loschi bisogni. Ok. Allora, inizierei a acquistare questo che mi riduce il 25% del costo delle risorse. È tanto. Però essendo comunque alla fine... non penso... A
Non penso di aver passato la metà del gioco, magari di risorse ne acquisterò ancora. Potrebbe essere un bel investimento futuro. Quindi acquisto questo. Ok, e le risorse costano di meno ora. Poi tunica calda. Tunica calda mi aumenta la salute massima, che secondo me non sarebbe una cattiva. Un cattivo acquisto. Ma sì, prendiamolo, dai. Ok, mi tengo ancora un po' di Che le soldini. ombre ti proteggano. Mi tengo ancora un po' di soldini a parte perché, nel caso mi dovessero sbloccare Cos'è un circolo di campazzoni? altri equipaggiamenti da ladro, voglio dare la precedenza a equipaggiamenti da ladro come grimardelli o altre cose. Ok, andiamo a parlare con questo tizio. Serve qualche attrezzo? Forse potete aiutarmi? Sì, sono il grande Vittorio. Signore di stranezze, maestro di meraviglie. Tutti hanno sentito parlare dei Vittori dalla lontana Illiria. Conoscevo uno di Illiria. Non parlava come te. Qui Prego, ho stai una cosa perdendo per l'accento. te. Oh, merda. È pur sempre crine di puledro illiriano. È per lo spettacolo. Esibizione, signori. L'esibizione è tutto. E voi dovreste saperlo. Guardatevi, eh? Eh? No? So che hai bisogno d'aiuto. Ah, giorni mesti. Prima l'arma mi confisca Rifornimenti. la barca, poi qualche canaglia ci sale a bordo e se la svigna con le mie attrazioni migliori, inestimabili. Maledetti. Perciò te ne servono di nuove? No, veramente, aspettate, a pensarci bene, mi sareste utile. Alle donne piace la pelle. Non intendevo questo. Ho Ah qualcosa no? che Beh, potrebbe allora potete aiutarmi a interessare. risollevarmi. Che ne dite? Dite di sì. Ecco, il primo oggetto che mi manca. Un teschio parlante con poteri profetici. Una notevole rarità. E dite, amico, volete conoscere il vostro futuro? Vediamo, io trovo il teschio e tu mi paghi bene. Ah, eccellente, messere. Se Perfino il compri teschio ne sarebbe l'impegno. colpito. Bene, è una parola forte, ma ne rimarrete soddisfatto. Riprendetelo dalle grinfie dei furfanti che me l'hanno rubato e... giustizia è fatta. Ok. Oh, Rifornimenti. Serve signore, qualche siete un attrezzo. vero gentiluomo, un autentico campione degli affari d'oro. Un uomo di discutibile morale, dove lo venderebbe un teschio profeta di sventura? So dove potrebbe essere. Al mercato nero. Ok. Perfetto. Vabbè, questa è una missione secondaria che vabbè, ho completato. Per così dire. Questo è una commissione per la verità. Andiamo al mercato nero. Eh sì, devo andare là. Molto bene, sentiamo. Sentiamo cosa? L'oracolo, bastardo di un ubriaco. Ah, beh, non ce l'ho con me. Meglio non maneggiare troppo la merce con le mani con cui si mangia. L'ho messo via, al Per sicuro. le tombe degli dèi, hai tempo fino al rintocco della torre. In caso contrario, trovati qualcun altro a cui rifilare la tua Ehi, roba. shh, shh. Non c'è bisogno di alterarsi. Farò come dici. Una volta che rubo al signor Beone, mi farò un ultimo giro. Ma come fai ad aprire una porta se la maniglia continua a spostarsi? Ah. Siete sordi. Mi serve del fuoco. Deve essere una di quelle macchine infernali. La maniglia semovente. Ah, chi è? Non ci vedo bene. Mi sa
servono gli occhiali. La mia pipa è in fiamme. Volevo da accendere, non l'apocalisse. Sarà stato quel porta scalogno. Gente, la rossa scapperebbe via. Che saltano via da sole senza sborsare un penny. Oh, signore, mi sento così sola con questa quarantena. Oh, sei tu. Rosy, Rosy, ti darei tanti baci lunghi e amorosi. Sì. Mamma, Lenny. Che ne dici, Rosy? Ci facciamo un giro? Neanche se sua putridezza reale ci facesse una legge. Non posso pagarti subito, ma puoi segnare. Sai che... Dove diavolo è finita? Rosy! Se volevi che me ne andassi, potevi tirarmi un bel calcio ai martelli, come fai di solito. Il mio intimo è sporco di merda! Lenny! Lenny! Le altre si farebbero pagare un extra per quello che ti farò quando avrò finito qui! Qualcuno ha fuso i cancelli. Chiuso. Non è che semplicemente devo aprire la porta? Ah, infatti. È tutto tranquillo, madre capitana, signore. Sono io, Lenny! Mi aprite? Abbassa la voce, scemo! Vuoi far sapere a tutti che siamo qui? Che ci provino a scavalcare il vecchio Lenny! Se è un ammasso di ossa sbronze che devono scavalcare, allora sì. Sei buono solo come scudo per le frecce. Non vedo grande collaborazione. Via di mezzo! Sarò occupato. Cose importanti. Ah, che notte! Ho bisogno di bere. Seguire Lenny è un duro lavoro, ma alla fine mi ha portato alla sua banda. Ok, qua inizia a diventare pericoloso. Lenny, trovati un acquirente per la merda che vendi, o ti troverai a nuotarci insieme. Ma non so nuotare. E questo è il punto, idiota. Cavoli. Se le navi ferme per la quarantena, tu rubi da quel circo di merda. Chi lo conta quello schifo? Sarà lo scolo del porto o il morbo? C'è un passaggio. Ah, non ho la freccia con corda. Cavoli. Peccato, perché potevo fare un grande furto. Niente, mi tocca riprovare da questa parte. Bello. Non mi sento molto bene.
Ok, dovrebbe essercene solamente uno, in teoria. Se non sto attento, divento cibo per rat. Perfetto. Ok, razziamo tutto. Sembra un oggetto di scena di Vittori, con la differenza che l'osso è vero. L'estraneo che incontrerai sarà alto, nero e non lo vedrai. Ok, Lanny è lì ancora bello rinco. Niente, si torna indietro. Rubi il cuore dei ricconi, ma tra le mani hai dei coglioni. C'è qualcuno? Che ricconi? Lenny, sei tu? Mi fa piacere che pensi sia divertente, scemo. Per capire meglio te stesso, saggio e poco. Attenti, attenti a un'anima scura con bisaccia bruciata e occhi di paura. Ok, perfetto, completato, completato. Ho rubato quasi tutto. Perfetto. Stare nei vicoli. Ok, vediamo adesso come siamo messi. Ok, devo consegnare il teschio e il poeta scomparso. Allora, io ho visto che qua vicino farei il poeta scomparso e poi andare a consegnare il teschio. Tanto c'è solamente da consegnare, voglio dire, non è nulla di... Perché non posso... Ah, ok. Penso sia proprio qua, sì. Allora, prima di proseguire io... Difficile dire se l'abbia scritto. Prima o dopo aver preso il morbo. Ah, ho visto qualcosa luccicare. Ok, devo semplicemente trovare tutti i frammenti della poesia, penso. Però la casa sembra sicura, nel senso non dovrebbe esserci nessuno. Freccia d'acqua bene, però a me servirebbero delle frecce a corde, perché vorrei evitare di dover andare a comprarle. Che cosa abbiamo qui?
quinto frammento. Quindi ce ne sono. Sicuramente so che me ne mancano due. Che qua dentro no, ok, dove possono essere? Qua la zona mi sembra pulita, allora a questo punto andrei di qua. Quindi questa missione, se non avete questo strumento, non potete farla, mi sa, almeno che una cassa vuota. Ah, eccola là. Proviamo a salire di nuovo sopra, però. Perché io alla fine, allora, obiettivi. Poeta scomparso. Ok. Ne ho trovate 4 di 5, ok. Me lo dice la missione, quindi. Questo intanto è cibo. Oh, sotto il cibo. Vino Ombrosa, lo conosco. È un fiume sotterraneo. Ok, anche questa è stata completata. Non resta che tornare indietro e consegnare il teschio per completare la commissione. Siamo ritornati alla taverna, consegniamo. Siete tornato, il teschio. Signor ladro. Ottimo lavoro con il mio teschio. L'estraneo che incontrerai sarà alto, nero e non lo vedrai. Serve qualche attrezzo. Infallibile. L'aveva già detta. Allora due volte profeta. Dovreste unirvi a noi, signore. Già me lo vedo. L'arciere oscuro. O anche proprietario del circo scompare. Ah, signor ladro, tornate vittorioso. Ho qualcosa. Eccellente. Che potrebbe interessare. Siete in gamba. Sicuro di non voler entrare nel mio circo? La leggenda di pelle. Ah, orbene, sono terribilmente dispiaciuto, ma non ho informazioni che possano aiutarci. Bene, gente, io terminerei anche questo video, dato che di missioni secondarie non ce ne sono più, così dedicherei il prossimo video alle missioni principali. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi piace, mi iscrivete al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.